Concessioni demaniali marittime fino al 2033. Quello di Grosseto è il primo comune in Italia a farlo. Bella notizia per il territorio, dunque, per gli imprenditori locali che operano nel settore. Nessuna osservazione è arrivata al comune di Grosseto, che conferma ed estende così le concessioni demaniali marittime esistenti fino al 2033 per 48 imprenditori del settore balneare. Tutti gli imprenditori che hanno recapitato le loro manifestazioni entro le scadenze sono stati inseriti nella prima batteria, 102 concessioni cui corrispondono 48 concessionari. Abbiamo comunicato questa buona notizia personalmente ai balneari con le lacrime agli occhi, estremamente emozionati, ha spiegato il sindaco Anton Francesco Vivarelli Colonna. Ci tenevamo che fossero i primi a conoscere questa novità sul loro futuro in una situazione di grande criticità e difficoltà per tutto il tessuto economico locale, che sta attendendo con coraggio le direttive sull'estate in arrivo. Crediamo che questo importante passo avanti, che tra l'altro siamo tra i primi a fare in Italia, sia motivo di nuovo slancio e speranza per gli operatori del settore. È un grande giorno, conferma l'assessore Megale. Il nostro comune dice quindi sì all'estensione delle concessioni demaniali esistenti fino al 2033 e lo fa in un momento di estrema difficoltà sia per il tessuto economico sia per l'ente stesso. Nonostante questo, in collaborazione con le associazioni di categoria, abbiamo chiuso una partita importante e lo abbiamo fatto con una vittoria. Fino al 2033 i gestori potranno continuare la loro attività, prevedere e ammortizzare nel tempo investimenti strutturali che prima sarebbero stati azzardati o addirittura impossibili. Intanto ad Orbetello il comune ha predisposto un progetto di fruizione delle spiagge suddividendole in tre zone. Le nostre spiagge saranno divise praticamente in tre zone. Ci sarà una zona che è quella chiaramente degli stabilimenti, che noi vogliamo ampliare per dare a loro la possibilità appunto di lavorare nel mantenimento delle distanze che saranno necessarie per quest'estate. Ci sarà poi una area spiaggia libera, quindi dove i cittadini potranno andare tranquillamente, sarà sotto la sorveglianza da parte degli stabilimenti. E poi ci sarà la terza fascia, quella forse più grossa, della spiaggia libera, ma sotto la competenza e diretta sorveglianza del comune di Orbetello.